Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano e questa mattina noi vogliamo continuare a leggere la parola del Signore. Noi leggeremo sempre dal libro della Genesi perché abbiamo incominciato giusto una settimana fa e durante questo piano di lettura, leggendo la Bibbia tutti i giorni dal lunedì al venerdì, tu avrai letto la Bibbia alla fine di 2 anni. È un processo lungo, però allo stesso tempo facile, perché è molto raggiungibile. Allora sono contento che tu stia qua a pregare e a leggere soprattutto la parola del Signore. Lascia questa parola parlare al tuo cuore. Se eventualmente tu hai qualche domanda, non esitare a scrivere la tua domanda nei commenti, in modo che io possa, con la parola di Dio stessa, rispondere alle tue domande. Allora andiamo a leggere la parola del Signore. Noi vogliamo questa mattina leggere il capitolo 12, 13 e 14 della Genesi. Genesi capitolo 12. Il Signore disse ad Abramo: va via del tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, e benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu farai e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano, e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo partì, proseguendo a un accampamento all'altro verso la regione meridionale. Venne una carestia nel paese e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grande nel paese. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie: ecco, io so che tu sei una donna di bel aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te e la vita mi sia conservata per amor tuo. Quando Abramo giunse in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella. I principi del faraone la videro e ne fecero le lodi in presenza del faraone, e la donna fu condotta in casa del faraone. Questi fece del bene ad Abramo per amore di lei, e Abramo ebbe pecore, bue, asini, servi e serve, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse: che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella? Così io ho presa per moglie. Ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. E il faraone diede alla sua gente ordini relative ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli possedeva. Genesi capitolo 13. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quel che possedeva, con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro. E continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove
Da principio era stata la sua tenda fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima, e lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, bue e tende. Il paese non era sufficiente per essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i ferisei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scese per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente, così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, «Alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente e a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te». Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Manre, che sono a Hebron, e qui costruì un altare al Signore. Genesi capitolo 14. Avvenne al tempo di Amraphel, re di Shinear, e di Arioch, re di Elazar, di Chedorlaomer, re di Elam, e di Tideal, re dei Goim, che essi mossero guerra a Bera, re di Sodoma, e a Birsa, re di Gomorra, a Sineab, re di Adma, e a Semeber, re di Seboim, e a re Bela, cioè Soar. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Siddim, che è il Mar Salato. Per 12 anni erano stati soggetti a Chedorlaomer e al 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14, Chedorlaomer e i re erano con lui, vennero e sconfissero i Refei, ad Asterode Caranaim, gli Zuzei ad Am e Emei nella pianura di Kiriataim, e i Corei nella loro montagna di Seir, fino a El Paran, che è presso il deserto. Poi tornarono indietro e vennero a Emispat, cioè Cades, e sconfissero gli Amalechiti su tutto il loro territorio, e così pure gli Amorei che abitavano ad Assa Sotamar. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, e i re di Seboim e i re di Bella, cioè Soar, uscirono e si schierarono in battaglia contro quelli nella valle di Siddim, contro Chedorlaomer, re di Elam, Tideal, re di Goim, Amraphel, e re di Shinear, e Arioch, re di Elazar. Quattro re
contro 5. La valle di Siddim era piena di pozzi di betume. I re di Sodoma e di Gomorra diedero alla fuga e vi caddero dentro. Quelli che scamparono fuggirono al monte. I vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e Gomorra, tutti i loro viveri e se ne andarono. Andandosene, presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi beni. Lot abitava infatti a Sodoma. Ma uno degli scampati venne a informare Abramo, l'ebreo, che abitava nelle querci di Manre, l'amorreo, fratello di Escol, e il fratello di Aner, i quali avevano fatto l'alleanza con Abramo. Abramo, come ebbe udito che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò 318 dei suoi più fidati servi, nati in casa sua, e inseguì il re fino a Dan. Divisa la sua schiera per assalirli di notte, egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Coba, che è a sinistra di Damasco. Recuperò così tutti i beni e ricondusse pure Lot, suo fratello, con i suoi beni e anche le donne e il popolo. Come egli se ne tornava, dopo aver sconfitto Chedor Laomer e i re che erano con lui, e il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shiav, cioè la valle del re, Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Il re di Sodoma disse ad Abramo: dammi le persone, i beni, prendili per te. Ma Abramo rispose al re di Sodoma: ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo, né un laccio di sandalo e di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire: io ho arricchito Abramo. Nulla per me, tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Manre. Essi prendono la loro parte. Parola del Signore. Io ti aspetto domani perché noi possiamo dare continuità alla lettura della parola del Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Tutti i giorni, a mezzogiorno, da lunedì al venerdì. Che il Signore ti benedica e che la parola del Signore possa trasformare la tua vita nel nome di Gesù.